parte qua, ragazzi. Quando vado in bici devo avere delle spalle possenti. Buongiorno a tutti ragazzi, del capitano di P20 del Pendolo. Oggi è giovedì 28 luglio 2022, i mesi stanno volando, c'è tanto da fare e in questo video vi porterò in un daily vlog del capitano. Vediamo cosa combino in una giornata tipo. Allora, prima di tutto facciamo colazione con uno yogurtino greco, cereali in frutto. Volevo farvi vedere la ricetta di pancake passo dopo passo, però sono sincero, c'è troppo caldo, non ho voglia perché sennò sgolferei, e quindi vi porterò su Instagram nei prossimi giorni un reel con la ricettina speciale del nutrizionista Blanca. Ore 9:30, colazione fatta, siamo andati in posta a spedire e ora è arrivato un grande momento, il momento cruciale di preparare un mega ordine di adesivi che mi è arrivato l'altro giorno da una squadra veramente straordinaria, la squadra GSC di paraciclismo del mio caro e nuovissimo amico Pier Giorgio Giambenini. Avanti tutte memola, ragazzi. Ci siamo, guys, ci siamo quasi, guys. No, ragazzi, ci ho messo un'ora, ma ce l'ho fatta. Guardate qua che numero, 130 adesivi Maemolar, guardate qua che roba, 130 adesivi, anzi 100 Maemolar, 50 grandi, 50 piccoli, e poi abbiamo 20, cos'erano? No, 15 EDP piccoli e 15 EDP grandi. Guardate qua che capolavoro, ci ho messo 20 ore, ma un capolavoro. Quindi ragazzi, dopo aver visto questo capolavoro che mi è costato quasi un'ora di preparazione, sistemare gli adesivi al millimetro, se volete anche voi questi fantastici sticker Maemolar, scrivete al sottoscritto, al capitano di P20 del Pendolo su Instagram o su Facebook o qua nei commenti su YouTube per ricevere i vostri adesivi. Caffettino ragazzi, salute, e dopo andremo a fare una breve ma intensa gym session, e invece stasera vi porterò con me in una fantastica uscita in bici. Dico fantastica perché da poco sono tornato in bici, come avete visto sui miei social, e quindi vi porterò un po' di emozioni, un po' di sensazioni. Che caldo ragazzi, allenamento finito, il capitano è demolito, morto, ma Maemolar. Ora pranzo e poi si torna a lavorare per EDP e vendita del Pendolo. Maemolar, ragazzi. Ora 14, pranzo finito e ora back to work. Allora, come prima cosa andiamo in piazza Pedemonte, vicino a casa mia, per consegnare il penultimo cappellino EDP del capitano, perché ormai voi fan siete speciali e volete avere il mio stile. Cappellino consegnato e niente, voglio dirvi ancora una volta che il bello di questo lavoro, del mio lavoro che mi sono creato da solo con le mie mani, è che incontri persone nuove, persone speciali, ma soprattutto lavori quando vuoi. Come avete visto, sono tornato a casa per preparare un po' di ordini per oggi e per domani, la maglietta Summer Edition appena uscita, poi le due maglie da bici estive e le calze Maemolar, ormai sono la nuova moda, abbinate gli sticker e il cappellino da bici Maemolar, non sto qua, sto qua il cappellino del capitano. Ora invece sto andando da Cicli Olivieri, negozio con cui collaboro, e poi visita lo sponsor Floricoltura Santa Sofia, Maemolar. Zaino con il materiale sempre in spalla. Ora, come ho detto prima, visita allo sponsor qua a Pedemonte, poi andiamo a casa, merendina tattica e via si parte in bici per fare una consegna, ma anche per allenarsi, perché bisogna mantenersi sempre in forma. E in tutto questo facciamo la nostra amica Greta Thunberg, ambientalista, ecologista e tutto quel che è, contentissima, così usiamo meno la macchina e soprattutto spendiamo meno soldi di benzina con quello che costa oggi, rigorosamente in ciabatte perché si muore di caldo. Comunque amici, dovete sapere una roba importantissima di cui quasi me ne vanto, ed è così che l'ho conosciuto il fenomeno Davide Formula. In pratica Roccia, una volta, prima di abitare a Monte Carlo là nel paradiso, lui era residente a Pedemonte di Valpolicella, ossia il paese del capitano, e ogni tanto lo vedo passare nella via, finché una volta non l'ho fermato, gli ho chiesto una foto,
Da lì è partito tutto, ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Ecco un aneddoto del capitano. Casco indossato, ragazzi, stringiamo bene, occhiali dietro, poi mettiamo avanti, maglietta EDP sempre presente, by GoPrescia. E ora, guardate qua, prendiamo questa magliettina, la mettiamo dietro e via anche di consegne in bici, come dicevo prima. Ah sì, dimenticavo, ovviamente passeremo anche dal Reef, riparazione telaio in carbonio, a fare una piccola visita e magari qualche domanda. A dopo! Eccoci qua, ragazzi, con il capitano in bici. Ci mola niente, neanche un metro. Ragazzi, consegne fatte, ora siamo qua dal famoso Reef, riparazione telaio in carbonio. Per chi mi segue su Instagram sa come è, su una storia veramente speciale. Ma ora la faccio quella domanda, voglio la risposta qua sotto nei commenti. Ma secondo voi, perché mi sto allenando così tanto a piedi e in bici? Cioè, tanto. Ma comunque mi sto allenando, secondo voi perché? Elia, dove siamo? Dove siamo? Dal mitico Reef. Adesso ti porto un altro cerchietto. Andiamo a vedere cosa stanno combinando. Andrea, qua stiamo combinando, qua sul canale del capitano sei. Vinci nel super prof. Spiegaci cosa succede in questa tana. Questa tana, mettiamo insieme i pezzi che gli altri dividono. Oh, ma Elia, perché hai tutte queste bici? Perché sono qua in vendita o? Qua la gente fa gli incidenti e poi viene qua e io lì fa i miracoli. E per fortuna che c'è lui che fa i miracoli. Ragazzi, siamo qua con l'amico Elia Bellè per la prima volta in bici con lui. Eccoci. Come non mi avete mai visto. Allora, esco, facciamo, andiamo fosso, un po' di salita. Ma sito fora, sito fora. Abbiamo lo zaino, più peso, via. Bisogna lavorare qua, altro che bici, allenarsi. La usiamo solo come mezzo di trasporto al giorno d'oggi. Comunque, quello di oggi era un semplice giro relax per fare due consegne, andare a visitare due sponsor e far girare le gambine e niente. È sempre bello tornare in bici, soprattutto nei miei fantastici paesaggi in Valpolicella. Vi ricordo che se volete qualcosa di Venti del Pendolo, mai molar, in breve del mio merchandising, dovete contattarmi su WhatsApp, sulla mail, ma soprattutto sui profili social Instagram e Facebook, scrivendomi capitano, inviami il destino EDP e riceverete subito tutto. Eccoci qui, ragazzi, doccia fatta, barretta ben fracà e ora direzione cena dal mio carissimo amico Francesco Bellini, una cena insieme ai soci e amici di Venti del Pendolo. La cena del socio EDP. Vai, Roby. Buonanotte dal Cap EDP. Mai volar, fa club d'Oro Sardini. Buonanotte, ciao gente.